Eccoci qua, buonasera a tutti e benvenuti allo speciale dedicato al calciomercato di persempreNapoli.it. Tanti argomenti in questa nostra ora, nel calderone parleremo della fine del ritiro, ovviamente del calendario che è stato varato ieri sera dalla Lega Calcio e ovviamente tante notizie di mercato riguardanti il Napoli e non solo. Parleremo di tutti questi argomenti con il mio ospite. Questa settimana c'è una sorpresona, perché non c'è il direttore liberato Ferrara, ma c'è con me il professor Gianni Borrelli. Ciao Gianni. Buonasera, ciao Walter, buonasera a tutti. Allora Gianni, il ritiro è finito, ma io so che tu sei stato a Dimaro qualche giorno, quindi ti voglio chiedere che cosa sei riuscito a carpire negli ultimi giorni di ritiro del Napoli. Beh Walter, la cosa che ho notato in questo ritiro, che è stato molto lungo, molto, forse il più lungo della storia del Napoli, è che è stato poco ritiro. Da un punto di vista letteralmente grammaticale, no? Nel senso che il ritiro è un momento in cui gli atleti si concentrano sulla parte atletica e anche sulla parte mentale, trovando anche una sorta di scarico in uno sfogo che può essere anche emotivo, uscendo di sera, facendosi una passeggiata all'aria aperta. Diciamo che l'abbraccio dei tifosi napoletani ha fatto di questo ritiro a Di Maro un evento, un grandissimo evento, bel evento, ma poco un ritiro. Hai qualche pillola per noi, qualcosa che hai visto che ti è piaciuto, qualcosa che ti è piaciuto di meno? No, io quello che ho notato fino all'ultimo giorno in cui sono stato in ritiro, cioè sabato scorso, è che la squadra, i preparatori, i colleghi e Sarri in primis non ha proprio modificato nessun tipo di giornata rispetto agli impegni anche sportivi del Napoli. Faccio l'esempio di sabato mattina, dove il Napoli si è riunito alle 9.30 sul campo di Di Maro e ha svolto un lavoro atletico per nulla in linea con l'impegno serale di Trento, ma come se Sarri avesse avuto un'agenda che non è stata mai scalfita dagli impegni sportivi del Napoli, ma solo dall'impegno, come dire, di carattere atletico. Sì, e questo mi è piaciuto. Di solito si prepara la partita magari con un po' di defaticamento, un allenamento specifico, invece Napoli ci è andato giù duro anche nella giornata della partita e poi ovviamente c'è il pareggio con il Chievo che ha fatto storcere il naso a gran parte dei tifosi, sono iniziate le prime lamentele, prendiamo sempre gli stessi gol, facciamo sempre gli stessi errori, non considerando però quello che c'è prima di una partita. Ma guarda Walter, io ti ripeto, hanno fatto i ragazzi 3 ore di allenamento, di cui 2 di tipo atletico misto, diciamo così, perché la parte finale di quell'atletico è stata comunque fatta col pallone, e poi è stato fatto un lavoro tecnico, calci di angolo, calci di punizione. Terminato per l'allenamento si è visto lo stesso Koulibaly giocare circa un'ora con il figlio di Kayekon, che segnalo essere ragazzino talentuoso. Mettiamolo così, subito sotto contratto. Così, giusto per dirla all'improvviso, mi è venuta spontanea. E, parlando di calcio mercato, mettiamo in un clima disteso, in un clima che non lasciava presagire un impegno serale a circa 80 km di distanza e distante 12 ore dall'allenamento mattutino. Tu sai bene che quando si ha un impegno, un match, una partita durante la una giornata che può essere una qualsiasi giornata della settimana, il giorno in cui si fa la partita si cerca di non superare le 13 ore. No, di impegno fisico del calciatore, si cerca cioè di partire un po' più tardi la mattina, si cerca di arrivare, di chiudere la partita entro le 8-9 ore di giornata solare dell'atleta. Questo vale un po' per tutti gli atleti, non solo per i calciatori devo dire, ma in tutti gli sport. A proposito di atleti e a proposito di altri sport, io volevo approfittare della tua presenza per parlare di quello che è successo ieri, cambiamo totalmente argomento, ai mondiali di nuoto di Budapest, dove c'è stata questa sorpresa incredibile. Federica Pellegrini vince l'oro nei 200 stile libero, unica atleta nella storia del nuoto a riuscire in 7 podi, a riuscire a fare in 7 mondiali 7 podi. È riuscita a sconfiggere Katie Ledecky, che ha all'incirca 10 anni in meno. Sì. Quest'anno 10 anni in meno. Quest'anno la Pellegrini ha cambiato tipologia di allenamento. Ha fatto prima la fase di carico e poi ha fatto lo scarico in altura. Sì. Quanto ha potuto incidere questa tipologia di allenamento nella straordinaria vittoria di ieri, inaspettata poi?
Ma guarda Walter, per un atleta dell'età della Pellegrini, che è molto giovane ma sportivamente non lo è più come un tempo, 29 anni. Ecco, non conta già quante frecce hai nella tua faretra, ma conta quanto lontano vanno le poche frecce che spari, che tu scocchi. Allora, per chi è attento su queste dinamiche, ovviamente noi ci occupiamo di questo per lavoro, quindi è chiaro che rispetto al grande pubblico ne conosciamo anche le recondite pieghe. Tu devi sapere che la Pellegrini, dopo i mondiali vinti in vasca corta, ha avuto una buona, come dire, dose di autostima, no? Si è giocata questa grande autostima nei mondiali in vasca lunga. Come se l'è giocati però? In un modo che lasciava presagire questo successo. Adesso parlare dopo sembra facile, però guardare un atleta che si accompagna con Matteo Giunta, che è un preparatore atletico, ti assicuro, è un allenatore molto in gamba, tra l'altro molto giovane, un 35enne, qualcuno tra l'altro lo accoppia a Federica Pellegrini come suo partner, io non so se sia vero, ma per dire quanto sono, come dire, vicini e come sono in linea. Se ne vanno a fare uno scarico in Sierra Nevada, in ritiro, ecco, quello è stato un ritiro, no? Tecnicamente, un ritiro in Sierra Nevada in cui si è respirata aria di montagna, ci si è allenati da soli con Bruna Rossi, che tra l'altro è una psicologa che ha supportato già il Settebello e alcune squadre di pallanuoto che hanno vinto tanto nel mondo, il Settebello Rosa, e si è concentrata esclusivamente sulla performance, non sull'anno di lavoro o su periodi più lunghi. Ed è ovvio, così come parlammo l'altra volta alludendo a Federer, che con con Severin Luti ha fatto un analogo percorso. Ovviamente il tennista è più svantaggiato perché vive delle tournée perenni, no? Non può concedersi un ritiro, no? Ma il ritiro del tennista alla famiglia. Nel caso della Pellegrini ha potuto anche farlo praticamente e ha funzionato. Io quello che chiederei per esempio a Calcio Napoli è di fare un ritiro forse un po' più corto, ma una parte di esso, o lungo uguale, ma una parte di esso veramente in ritiro, perché la parte psicologica, la parte che carica l'atleta a livello mentale, nervoso, è fondamentale quanto le gambe. Ok, andiamo a bomba sull'argomento calendario. Ieri c'è stato questo sorteggio, il Napoli inizierà in quel di Verona, un campo solitamente ostile ai colori azzurri. Ci sono due precedenti, due volte il Napoli ha incontrato il Verona al Bentegodi alla prima giornata, 68-69 finita 1-1, Nell'84-85, primo anno di Maradona, finì 3-1 per il Verona. Insomma, credo che sia arrivata l'ora di vincerla, no, questa partita, sì. Alla sì, prima a Verona. La seconda che hai detto, io c'ero, non ho un buon ricordo, no, quando Brighe, mi raccomando, non andare anche questa volta. No, nel senso, fummo delusi perché il Napoli arrivava lì con tante aspettative, poi il Verona alla fine era fortissimo. E vinse il campionato. Vinse il campionato largamente. Però, vedi, io sul calendario... Guarda, si può leggere il calendario in due formule differenti, secondo me, da un punto di vista prettamente legato alla preparazione delle squadre, no? Da un punto di vista legato al Napoli calcio, cioè dal suo calendario, e quello poi comparato al calendario degli altri. Io ti posso dire questo, dal mio punto di vista di esperto in preparazione atletica, ovviamente, non da altri punti di vista, il Napoli in questo momento è avvantaggiato con se stesso, nel senso che deve preparare un preliminare, è obbligato a fare scarico e a programmare un carico massimo al 60 per la fase della Champions a gironi, perché non c'è più il tempo di ricaricare di nuovo, insomma, con massimali che non darebbero la performance voluta da Sarri. Il Napoli però ha il preliminare Champions e sette partite, che sono sette partite in cui questo tipo di carico, di scarico, è compatibile con la ricerca anche della vittoria, perché sono squadre che non sono blasonate e che non richiederanno uno stress mentale e fisico tale da, come dire, forzare, no? Ricordiamo le prime gare del Napoli: la prima è con il Verona, la seconda al San Paolo con l'Atalanta, poi trasferta a Bologna contro il Bologna, poi il derby con il Benevento e due trasferte, una a Ferrara con la SPAL e una a Roma con la Lazio. Sì, insomma, arriviamo a dicembre in pratica, dove il Napoli potrà fare un altro mini ritiro, dove potrà programmare dei carichi per, come dire, affrontare la seconda parte della stagione, che ovviamente noi dividiamo in tre tronconi, no? In tre stinti diversi. Questo sarà un campionato però sui generis, perché si giocherà a ridosso delle festività natalizie, quindi la sosta poi è slittata a gennaio, dove per 15 giorni il campionato si fermerà. Io però volevo fare una valutazione complessiva con te del calendario. In molti sono impegnati a vedere le prime giornate del percorso del Napoli,
Io però ho notato che nelle ultime giornate di campionato, cioè nei mesi aprile e maggio, ossia quando poi i punti conteranno realmente, il Napoli ha un ciclo veramente difficile. Ci saranno 4 partite, 3 trasferte per il Napoli e sarà Milan-Napoli, Napoli-Udinese, Juventus-Napoli e Fiorentina-Napoli. Questo, a mio parere, rende il calendario del Napoli poco omogeneo. Questo è vero, il vantaggio della prima parte del campionato, dove è preliminare, diventa svantaggio nella terza parte, in cui si concentrano le partite importanti, e come ha detto anche Allegri, forse sarà quest'anno l'anno in cui si vincerà a photo finish il campionato, spero a favore del Napoli ovviamente, ma io non lo so, ci sono delle teorie contrapposte in questo, nel senso che è meglio incontrare un gruppo di squadre toste, no? E preparare un miniciclo con la medesima attenzione, con un livello di stress, con un livello di concentrazione di un certo tipo, per poi, come dire, terminato il ciclo, concedersi un attimo di tregua e fare dei cambi, oppure intervallare queste partite nell'arco di un periodo più lungo. Io credo che se una squadra è forte debba non soffermarsi su queste cose, ma puntare a se stessa prima ancora al confronto con gli altri. Ma in generale ritengo, anche se posso esprimere il mio parere, che forse è meglio avere dei minicicli forti in cui la squadra ingrana la marcia giusta per vincerle e forse le vince tutte. Magari. Che come è successo l'anno scorso, tra l'altro, che ricordo che con Roma, Milan, Inter, eccetera, il Napoli aveva anche lì un miniciclo abbastanza tosto, ma l'ha affrontato, concentrato, e quella concentrazione è stata inerzia per affrontare, inerziale per affrontare tutte queste partite. Quindi staremo a vedere. Però tu sai benissimo che magari, è vero, il Napoli, qualcuno dice, però all'andata ha il vantaggio di fare 3 partite in casa su 4. Però il discorso è che un conto è perdere eventualmente dei punti a dicembre, quando poi avanti hai 5 mesi per poterli recuperare. Fare 2 trasferte come Juventus-Napoli e Fiorentina-Napoli a 3 gare dalla fine del campionato, se ne sbagli una, poi diventa difficile recuperarli i punti. Guarda Walter, tu hai detto una cosa saggia e sacrosanta, però ti posso dire questo che vale in generale, non solo per il calcio. Gli inizi sono sempre più difficili che i finali, nel senso che la concentrazione in un finale, tu hai citato prima la Pellegrini, no? Ti ricordo che la Pellegrini è stata agguantata agli ultimi 150 metri da altri atleti in quell'ultima vasca, che ha battuto perché la concentrazione, la motivazione, la vittoria, il traguardo ti porta una motivazione, una spinta adrenalinica che gli inizi talvolta non comportano. Quindi questo vale in generale. Io credo che il calcio sia uno sport e quindi valga anche per il calcio. Bene, bene, così iniziamo con il mercato. Tante volte si è criticato il direttore sportivo del Napoli, Giuntoli. In realtà poi in questo mercato Giuntoli sta facendo delle operazioni che agli occhi dei più sembrano minori, ma che in realtà stanno portando discreti soldini in cassa alla società. Faccio degli esempi: il Napoli ha piazzato Insigne e Dezzi al Parma. Dezzi ad un anno dalla scadenza del contratto, il Napoli lo ha venduto per 2 milioni di euro e si è ritenuto un diritto di recompra. Stessa operazione fatta con il Palermo per Gnaoré, che è stato venduto per 1,5 milioni di euro e il Napoli si è tenuto il diritto di recompra. Insigne è andato al Parma in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Napoli. Stessa situazione per Grassi, che va alla SPAL in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore del Napoli. Nella giornata di ieri Giuntoli ha piazzato Giaccherini allo Sparta Praga, allenato da Stramaccioni, per una cifra vicina al 1 milione di euro. È riuscito anche a piazzare De Guzman in Bundesliga all'Eintracht Francoforte, che se dovesse raggiungere determinati bonus al Napoli consentirebbe di incassare 2,5 milioni di euro. Insomma, soldini che poi alla fine potrebbero essere investiti su altri giocatori. Operazioni, tra virgolette, minori, ma che portano soldi. Ma non solo, io non conosco personalmente Giuntoli, però valutando le cose che ha fatto mi sembra una persona molto operosa, silenziosa in pubblico, operosa in privato. Io ritengo che vada dato una coppa a Giuntoli quando riuscirà anche a vendere Zuniga, che secondo me è la ciliegina sulla torta. Stai chiedendo quasi l'impossibile. Sì.
diciamo che tutti con Zuniga abbiamo un po' il dente avvelenato per quei due gol presi in Inghilterra con l'Arsenal, dove per celare il suo infortunio affinché potesse concludere la sua fase contrattuale, io ritengo ci abbia fatto prendere due gol immeritati. Quindi un po' il tifoso napoletano, così come l'ha esaltato e l'ha osannato in fase pre-prolungamento di contratto, dopo, come posso dire, si è un po' rivalso perché con la di sistema, col disamore verso questo calciatore. Capitolo portiere, c'è una notizia che fa ben sperare i tifosi del Napoli ed è quella che Karnezis, portiere greco dell'Udinese, è vicinissimo alla firma con il Newcastle di Benitez. Ciò vuol dire che il Napoli è veramente intenzionato a fare un portiere di spessore, un portiere importante, un portiere che possa dare respiro a Reina. Il nome più gettonato, quello che sta venendo fuori nelle ultime ore, è quello di Geronimo Rulli. Il Napoli ha presentato un'offerta alla Real Sociedad di 12 milioni più 3 di bonus, la società spagnola è ferma di 20 milioni, però le due società stanno trattando. Ecco, ti volevo chiedere, un dualismo eventuale tra Rulli e Reina potrebbe far bene allo spagnolo, che è indicato come primo portiere anche per la prossima stagione, oppure potrebbe essere deleterio? No, io non credo che sia deleterio, anzi Reina, per come lo conosciamo noi, per come lo conosco io, è una persona non intelligente di più e credo non abbia problemi a avere al suo cospetto, al suo fianco, un portiere di quasi 12 anni più giovane, sì, e che 13 anni più giovane e che tra l'altro vuole venire a Napoli anche per un discorso legato alla nazionale argentina, perché devi sapere che Rulli ha avuto rassicurazioni anche dal suo CT, dato che non ci sono oggi portieri in Argentina, che anche se facesse ottemperasse a un ruolo di riserva nel Napoli al fianco di Reina per entrare in alcune partite e fare un po' da formazione questo anno, come dire, affiancando Reina, forse questa cosa non comprometterebbe la sua titolarità a cui lui aspira, in Argentina. L'ultimo mondiale, l'ultima Coppa America, i portieri della nazionale argentina erano Sergio Romero e Mariano Andújar. Esatto. Voglio dire, due portieri, esatto, affidabilissimi. Quindi Rulli credo che possa essere. Sì, se avesse avuto una maggiore competizione Rulli nazionale, forse non avrebbe accettato di fare un'annata pre-mondiale facendo da comprimario. Altra notizia che dicevamo prima che stuzzica la fantasia dei tifosi del Napoli è questa cessione improvvisa, perché doveva magari concretizzarsi più in là nel mercato, di Giaccherini allo Sparta Praga. Questo vuol dire che il Napoli teoricamente potrebbe ancora inserire un esterno offensivo nella propria rosa. Ovviamente ne stanno parlando tutti in questi giorni, il desiderio numero uno sia della società che dei tifosi è il figlio d'arte, Federico Chiesa, figlio di Enrico Chiesa, giocatore che attualmente è alla Fiorentina. Ora ti chiedo, viste le cessioni abbondanti di giocatori importanti della Fiorentina, tu credi che il club della Valle possa privarsi in questa finestra di mercato anche del gioiellino di casa? Guarda, potrebbe farlo, ma non credo a partire da quest'anno. Cioè, la formula lo prendiamo, ve lo lasciamo per un anno, sia ad oggi la formula più credo semplice da applicare. Non credo che della Valle possano impattare con una piazza che si è vista, come dire, di fatto smantellare una squadra, e non è ancora finita qui, perché c'è ancora qualche giocatore, tu ben sai che qualche attaccante della Fiorentina. Sì, insomma, Kalinic potrebbe andare al Milan, esatto, Vesino, ma non solo, è al Milan, vicino a trasferirsi all'Inter. L'Inter è quasi dato per certo, non sappiamo se sia così, ma di fatto se ne parla molto. Avere Federico Chiesa, un giovane di talento, tra l'altro giovane sì, ma già maturo, anche perché ha fatto, come dire, è un figlio d'arte, quindi ha masticato, ha odorato il calcio sin da un bambino. Io penso che non sia una cosa fattibile, sia un investimento in prospettiva che certamente De Laurentiis e Giuntoli faranno bene a fare. Però guarda, io mi metto nei panni di Della Valle, faccio un poco l'avvocato del diavolo. Quanto conviene alla Fiorentina eventualmente trovare un accordo oggi sulla base delle cifre che stiamo leggendo di 30 milioni di euro per Federico Chiesa? E se poi questo ragazzo in quest'anno si consacra e il prossimo anno fa un grande mondiale, poi lo vendi a 50, a 60? Sì.
questo è la logica. Visto il, visto il mercato di oggi, voglio dire, non mi scandalizzerei, sai, per una cifra del genere. Tu sai che da quando sono state abolite, diciamo così, per legge le comproprietà, è nata questo diritto di recompra e questi acquisti, come dire, con scadenza, no? Con scadenza come lo yogurt fondamentalmente, quindi sono formule a cui dobbiamo abituarci. È vero, sono contratti quasi aleatori, perché sono contratti scommessa sia per chi compra un giocatore facendolo poi gestire da un altro, sia per chi lo vende rinunciando, forse se scoppia il giocatore, a degli introiti superiori, ma è così, è il contratto aleatorio e il calcio sempre di più ne sta facendo uso. Nelle ultime comunque, secondo me Chiesa è un grandissimo calciatore, okay, e fa bene De Laurentiis, insieme a Giuntoli e a Sarri, a preferire giocatori giovani ma già maturi, perché il giovane già maturo è, secondo me, la formula vincente di un calcio moderno. Però tu mi insegni che con tutti i giovani in rosa non vinci. Sì, infatti c'è bisogno di una certa esperienza. Certo, certo. E ci sarebbe anche un certo Cagliacon a fare da chioccia, però, insomma. Vuoi dire, a proposito di esperienza, volevo cogliere l'occasione per fare gli auguri al capitano del Napoli, Marek Hamšík, che nella giornata di oggi compie 30 anni. Pensate un po', è arrivato a Napoli poco più che ragazzino, a 19 sì, anni dal Brescia, oggi ha 30 anni ed è ancora al Napoli. Mancano pochissimi gol per superare il record di Maradona e quindi per diventare il giocatore che ha fatto più gol nella storia del Napoli. Nel giro di 2 anni diventerà il giocatore con più presenze con la maglia del Napoli, andando a superare il record di Bruscolotti. Oggi c'è l'intervista del procuratore che dice: Marek per i prossimi 5 anni sarà il capitano del Napoli e poi potrebbe avere un futuro da dirigente. Quindi Hamšík che ha sposato in toto la causa Napoli. Guarda, posso aggiungere questo, ha detto tutte cose super condivisibili. Hamšík è il Napoli in questo momento. Io non capisco, c'è un giornalista napoletano che io stimo molto, tra l'altro Tony Iavarone, che ha fatto una battuta su Hamšík dicendo non capisco perché Hamšík non viene richiesto da nessuno. Io penso che questo sia invece il grande pregio di Hamšík, aver dichiarato apertamente di avere un tatuaggio con una N sul petto, invisibile, ma che tutti invece noi sappiamo vedere come, abbia tolto di fatto Hamšík dal mercato perché c'ha i figli integrati a Napoli, parlano napoletano, la moglie ama Napoli. Insomma, è una persona che con la città ha avuto un rapporto simbiotico da subito e sa, a volte i soldi non sono tutto nella vita. Poi sono, voglio dire, Hamšík è anche uno dei più pagati all'interno del Napoli, percepisce tipo 4,5 milioni sì, di euro all'anno, quindi voglio dire, sì, poteva andare da altre parti, non è vero che non ci sono state offerte, il Milan e la Juve più volte hanno manifestato l'interesse, anche l'Inter di Moratti voleva il giocatore, però ovviamente quando uno si lega così tanto a una città poi è difficile, certo, anche fare un discorso magari su guadagnare di più, però poi se in un'altra squadra non sei Marek Hamšík, non sei un simbolo, diventi uno dei tanti. Certo, perché a 30 anni oramai devi anche capitalizzare gli sforzi che hai fatto. Se hai rinunciato in passato a dei trasferimenti milionari, ci pensi bene a 30 a imbarcarti in avventure nuove in cui affronti con una famiglia che ha creato in una città tutto un altro tipo di avventura. Vogliamo fare una tiratina di orecchie a Lorenzo Insigne? La notizia che negli ultimi giorni sta facendo tremare tutti i tifosi del Napoli. Pare che Lorenzo con il fratello Roberto vogliano affidare la loro procura a Mino Raiola. Ovviamente quando c'è l'ingresso di Mino Raiola da qualche parte si sente l'odore o la puzza, dipende da come la volete vedere, di un trasferimento. Sì, diciamo che si vocifera in giro che sia stato Mino Raiola a portare Roberto al Parma e non i suoi attuali procuratori, e ci sia in questo momento un po' di stress in famiglia con questo gruppo di procuratori, perché di fatto Raiola, questo, diciamo così, questo super manager italo-olandese, sta portando come dire, un po' di scompiglio, ma tra l'altro è il suo lavoro, quindi bisogna anche accettarlo. E le motivazioni di Hamšík e di Insigne a rimanere a Napoli io spero che siano simili. Beh, Hamšík rinunciò esatto, alla procura esatto, di Raiola, perché diciamo che esatto, Raiola ebbe un incontro, Hamšík non è casuale, ebbe un incontro poco edificante con De Laurentiis quando lui entrò nello studio di De Laurentiis e disse: questo è l'ultimo anno di Hamšík al Napoli.
E gentilmente il presidente rispose: quella è la porta, o la prende lei o gliela faccio prendere io. Sì, quindi voglio dire, si vanno a scontrare due caratteri. Sì, ma la cosa bella è che poi Amsic ha anche abbandonato la procura di Ravela, quindi ha seguito la linea del presidente, da questo di fatto l'ha seguita, quindi ha deciso di scegliere lui il suo destino, non interessandosi a trasferimenti multimiliardari. E a proposito di trasferimenti multimiliardari, stacchiamo un attimo i riflettori dal Napoli, ma ci ritorneremo dopo. Ci sono dei movimenti che stanno offuscando tutto, stanno cambiando il modo di vedere il calcio. Neymar del Barcellona, molto vicino al Paris Saint-Germain, che è intenzionato a pagare la clausola da 222 milioni di euro. E il Real Madrid è vicinissimo all'acquisto di Mbappé dal Monaco per 180 milioni di euro. Cifre che stridono con quelle che sono le necessità della gente in questi periodi. Cioè, si può andare avanti così? Si può competere con società che possono essere in grado di fare operazioni da quasi un miliardo di euro? Ma guarda, questo è vero, però è anche vero che poi, come tu hai appena raccontato, questo denaro a cui io insomma assisto in modo basito, perché cioè, come si contano 220 milioni di euro? Io sono sport anche più poveri, che insomma queste cifre sarebbero budget di 100 anni di una. Ma va anche detto che se 220 vanno a Barcellona e Barcellona ne spende poi 180 per prendere Mbappé dal Monaco. No, il Barcellona è vicinissimo a chiudere. Scusami, Real Madrid, mi sono il Barcellona confuso. È vicinissimo a chiudere per Philippe Coutinho del Liverpool per 70 milioni di euro, e non solo, perché il Barcellona è intenzionato a prendere Dybala. E oggi il talento della Juventus è venuto fuori con delle dichiarazioni che hanno fatto temere un possibile trasferimento, perché lui dice: io sto bene alla Juve, però dovesse arrivare un'offerta importante, la società dovrebbe valutarla. Certo, no, ma io volevo solo concludere il discorso che questo denaro, queste ingenti somme di denaro, alla fine poi arrivano nei rivoli anche alle piccole società, perché poi alla fine insomma non rimangono in questo club formato dalle top 5 europee, ma vengono poi distribuiti di fatto ad altri club europei, quindi diciamo così che non è un grosso danno, però lascia basiti tutti noi come si possa acquistare un giocatore per 220 milioni. Io immagino un Maradona oggi calato in un contesto del genere, quanti zeri ci sarebbero stati usati per come dire, consacrarne il valore. Penso avrebbe superato 1 miliardo di euro, non lo so, insomma, come si fa a pagare un giocatore 220 milioni, anche se si chiama a me non piace fare demagogie, però quanti ospedali potresti costruire con 222 milioni di euro? Certo, però il calcio non comunica con la società civile, il calcio è il calcio ed è un circolo chiuso, il denaro gira in quel circolo distribuendosi con le dinamiche che tu hai appena evidenziato. Determinati soldi escono fuori. No, però l'importante è che quei soldi significa anche tasse pagate nei paesi d'origine, e significa anche flussi di reddito per altre persone e per altri contesti, che ovviamente quindi siano usati in modo lecito, no? Nel senso che... E qua ti volevo, perché se poi il 30% di queste cifre scivola in delle tasche tra intermediari, fondi che hanno proprietà del 10-15% dei cartellini dei giocatori, e allora poi il dubbio inizia a venire, perché se Raiola guadagna sul passaggio di Pogba al Manchester United 30 milioni di euro, se Raiola nel contratto di rinnovo di Donnarumma impone che il 20% della clausola risolutiva sia a suo vantaggio, se George Mendes ogni operazione che fa in uscita guadagna dei soldi sui suoi giocatori, e allora poi quei soldi escono dal mondo del calcio e vanno in altri lidi. Questo poi indebolisce le società. È vero questo, però io voglio essere chiaro con te e il mio pensiero lo vorrei esternare in modo del tutto leale. Io sono più preoccupato del fatto che Amazon non paghi un euro di reddito in Italia con tutti i miliardi di euro che fattura in Italia Amazon, perché distribuisce questi utili in società posizionate in paradisi fiscali, come abbiamo letto e visto in qualche speciale ultimamente. È un discorso che, se lo allarghiamo, poi diventa un discorso ad ampio raggio e non riguarda solo il calcio.
e anzi il calcio ha il vantaggio di essere uno sport, quindi è più visibile agli occhi della gente ed è giusto criticare queste cose, ma molti altri agiscono nell'ombra. Ho fatto un nome e un cognome di un'azienda che è leader nel mondo ed ha un fatturato inverosimile che in Italia non paga tasse. Non è l'unica che in Italia non paga tasse. Legalmente non paga tasse, pagherà pochissimo. Ovviamente che cosa succede? Succede che le altre squadre non stanno a guardare. Il Manchester City in questa settimana ha speso circa 90 milioni di euro per comprare due esterni difensivi, Danilo dal Real Madrid per 30 milioni di euro e Mendy dal Monaco per 54 milioni di euro. Voglio dire, cioè, gli sceicchi, la tavola è apparecchiata abbastanza bene. Intanto la Juve, no, io volevo chiedere a te, la sì, faccio, invertiamo i ruoli, volevo chiederti una cosa, sì. Ma Coutinho del Liverpool, dimentichiamo che è il Coutinho dell'Inter, no? È quel Coutinho. No, nessuno lo dimentica. No, certamente no, però ai più giovani che sono oggi presenti davanti allo schermo, dobbiamo dire che è un giocatore che è stato di fatto, come dire, quasi accompagnato alla porta, no? È stato quasi svenduto. Coutinho, ma che è successo a Coutinho? Coutinho arrivò all'Inter nel post triplete, Benitez lo vedeva molto bene, lo faceva giocare, poi quello straordinario intenditore di calcio che è Piero Ausilio, che è stato poi promosso a direttore sportivo dell'Inter, decise che Coutinho non era all'altezza del campionato italiano e lo cedette a Liverpool. Grande operazione, complimenti a chi l'ha fatta, perché giustamente non si crede nei giovani, in Italia si vuole il prodotto bello finito e poi magari si vanno a prendere bidoni di 27-28 anni che costano cifre enormi alle società e poi giustamente quelle società falliscono, perché l'Inter, diciamoci la verità, sì, ha fatto due cambi di proprietà in due anni perché Moratti è arrivato al punto di non riuscire più a gestire la società, che aveva circa 350 milioni di euro di debiti, grazie pure a questo genere di operazioni, no? No, vabbè, di Thierry Henry e di Coutinho in Italia ne capitano spessi, no? Spesso, beh, sì, però tipo, vorrei analizzare, cioè, sarebbe carino a capire come mai in Italia Thierry Henry, se proprio dobbiamo essere precisi, fu una problematica di natura tecnica. Ancelotti lo vedeva come esterno sinistro di centrocampo, Henry decise che doveva andare via, andò all'Arsenal e poi è diventato il giocatore che conosciamo tutti. Stesso problema è capitato a Vieira, quando Capello disse che per lui Vieira non poteva giocare al calcio. Poi Vieira è diventato uno dei centrocampisti più forti del mondo. Certi errori è vero che li commettono tutti, però se tu bocci preventivamente un giocatore che stava comunque facendo bene, vuol dire che qualche cosina. Ciò dimostra che la natura umana è fallace, diciamo. Beh. anche di grandi allenatori. Immagina se fossimo tutti quanti belli e perfetti come noi. Voglio dire. Altro mercato, la Juve ha ufficializzato Federico Bernardeschi, che aveva giurato amore eterno alla Fiorentina giusto qualche mese fa, e si fionda su Matuidi nella scuderia di Raiola. Lo ha confermato ieri sera alla cerimonia dei calendari il DG Marotta, ha detto che sta seguendo questa situazione Matuidi, che è in uscita dal PSG e quindi potrebbe essere un rinforzo per il mercato della Juve. Altra cessione invece in casa fiorentina, va via anche Tatarusciano, che è stato ufficializzato dal Nantes di Ranieri. La Lazio è a un passo dalla chiusura con lo svincolato Caceres, che ormai è un anno e mezzo che si propone a tutte le squadre del mondo, ma non riesce a trovarne una. Pare che Lotito sia intenzionato a prenderlo. Colpo del Benevento, che è vicinissimo alla chiusura per Kijna, esterno olandese di proprietà della Lazio. Fatto una panoramica su quelle che sono anche le altre trattative. Vuoi fare una considerazione? Vuoi aggiungere qualcosa? Sì, come discorso uguale e contrario a quello fatto prima riguardo i calciatori che sono stati flop in Italia, Coutinho e Henry, invece forti all'estero. Ci sono squadre come la Lazio, per esempio, con i Gretare e Lotito, di cui io nutro una certa stima da questo punto di vista. Al di là delle simpatie personali che i due talvolta non suscitano per un discorso legato proprio alla empatia, no?
Però dobbiamo ammettere che questi giocatori della Lazio sono scelti con criterio, sono osservati sui campi di gioco, sono, come dire, molto spesso acquisti abbastanza sicuri. Non capisco il colpo Caceres, sinceramente, questo mi sfugge un attimo, forse sarà uno degli arcani a cui bisogna abituarsi questo calciomercato, ma per il resto sono convinto che nella scuderia, tra virgolette, Tare e Lotito troveremo altri talenti che si valorizzeranno invece nel campionato italiano. Questo è un dato di fatto. Tare lavora bene, preso Milinkovic-Savic che praticamente non conosceva nessuno, sì, sì, e che adesso ha un valore intorno ai 30-40 milioni di euro. Lo stesso De Vrij, che è in scadenza di contratto, lo prese a 7 milioni e mezzo di euro dal PSV, un difensore classe 92, Biglia. Preso a 26 anni dall'Anderlecht a 7 milioni e mezzo di euro, bellissimo, rivenduto a un anno dalla scadenza del contratto a 20 milioni di euro, a più di 30 anni. Quindi Lotito lavora bene il settore giovanile della Lazio. Sì, sì, sono venuti fuori buoni giocatori. Keita è il fiore all'occhiello di quel settore giovanile. Keita è un giocatore che anche lui andrà a scadenza il prossimo anno, ma è un giocatore che la Lazio non vende per meno di 30 milioni di euro. Quindi, voglio dire, a parte le simpatie personali, come facevi certamente giustamente notare tu, non sono molto popolari, ecco, lavorano però, abbastanza però lavorano, a mio avviso lavorano molto bene. Soddisfazione del Napoli, piccolo colpo dato alla famiglia Higuain, ne vogliamo parlare? Sì, il Napoli ha vinto, forse la prima causa dell'era Grassani, saranno volati fiumi di champagne per questa vittoria. Il Napoli ha battuto Higuain nell'arbitrato. Higuain aveva fatto una richiesta per la situazione relativa ai diritti d'immagine pari a 2,5 milioni di euro per le stagioni 2015-2016 e parte di 2016-2017. Il tribunale gli ha dato torto e sarà costretto a pagare 50.000 euro di spese processuali al Napoli. Sarà contento il fratello, quello bravo, che twitta di Higuain, che non potrà andare in vacanza perché sappiamo tutti che vive sulle spalle del fratello maggiore, no? Sì, vabbè, il sodalizio Higuain, fratello di Higuain, Nicolas Higuain, è un sodalizio che, se mi consenti... No, è ammirevole per Higuain. Tutti quanti che hanno in famiglia un fratello, come dire, no, ha dei problemi... Ma io lo dico senza... Io conosco, tu sai, conosco Gonzalo Higuain e non conosco il fratello, quindi... No, devo tacere perché non posso parlare di persone che non conosco, come dire, personalmente, e poi degli assenti. Però ho letto dichiarazioni di Nicolas Higuain al limite, diciamo, della post-sbornia. Io sconsiglio a queste figure di parlare bizza dopo una notte in no, ma lo dico con affetto perché non credo che siano così stupidi quanto poi le loro dichiarazioni verso il presidente, verso i tifosi del Napoli. Sono frasi dette sotto l'effetto di, come dire, di eccessiva euforia, ma no, adesso la causa non la so, ma sicuramente io sconsiglierei di far parlare i fratelli procuratori e consiglierei a Gonzalo di tenere un guinzaglio un po' più stretto. Ma intanto io perché alle volte l'immagine che se ne ricava quando parla un familiare che porta lo stesso cognome, ahimè, è un'immagine che coinvolge e travolge, in questo caso ha travolto la stessa immagine di Gonzalo, che ti assicuro essere un ragazzo per bene e veramente molto molto tranquillo. Poi quello che leggiamo sono le cose pubbliche, ma nel privato è una persona di una tranquillità enorme. Non si può dire lo stesso del fratello, da quello che io leggo, perché ripeto, non lo conosco personalmente. Certo è che in un calcio, nel calcio moderno... Ma meglio parlare da sobri, in generale. Ecco. Con tutti i professionisti che potrebbero curare l'immagine di determinati giocatori, affidarsi a persone di famiglia che poi non hanno esperienza nel campo della procura, beh, poi espone a determinate figure. Voglio dire, non credo che magari un Giorgio Mendes... piuttosto che un Raiola, piuttosto che un Ramadani, venga fuori con delle dichiarazioni del genere. Guarda, lo stesso si può dire anche di Vandanara, perché sono persone perfette, carine, brillanti. Su Vandanara, fammi fare la battuta, almeno c'è il piacere di incontrarla, di vederla. No, ma a volte, in quel caso c'è totale buona fede, perché non c'è, come dire, quella sorta di fisico di ruolo per affrontare certe dinamiche, e si va sguarniti in un territorio fatto di mossi sacri, come nel caso di questi Ramadani, Raiola, eccetera, o comunque senza l'esperienza dovuta in temi di comunicazione. Nel caso di Gonzalo, ripeto, secondo me Nicolas Higuain farebbe bene a chiedere al fratello cosa dire e quando parlare, perché non è fortunato nelle sue esternazioni.
E allora Gianni, a breve il Napoli sarà impegnato nell'Audi Cup settimana prossima, sfide importanti. La prima è con l'Atletico Madrid, poi bisognerà vedere la vincente dell'altra gara, Borussia Dortmund, Bayern di Monaco, l'incrocio sarà chi perde incontra l'altra perdente. Sono partite che già iniziano ad essere un banco di prova importante. Sì. Adesso c'è il confronto con la realtà, no? Del posto di ritiro. Del genere, competere con queste grandi squadre e cenare con loro, cioè fare gruppo, fare club con questi grandi protagonisti europei, farà senz'altro bene, e devo dire anche fa anche bene fare queste cose lontano un po' dall'Italia, in un contesto in cui Napoli potrà finalmente ritrovarsi senza l'abbraccio bellissimo ma a volte un po' asfissiante dei tifosi. Abbiamo visto Insigne come si è dovuto spiegare. A me è successo di vedere entrare Jorginho in un bar e uscire di corsa perché non ho potuto prendere il suo bicchiere che voleva consumare, perché poverino è stato travolto dall'affetto. Ripeto, è una cosa molto bella, però non a caso la Pellegrini se n'è andata a fare il ritiro in Sierra Nevada, no? Perché bisogna stare a volte soli, e stare soli non è male. A volte la solitudine è una componente fondamentale, che è l'antistress, che ti fa vivere, come dire, il recupero dell'adrenalina che tu produci durante una fase di allenamento. A Napoli questo un po' manca, ma a tutte le grandi squadre un po' manca, devo dire. Soprattutto dobbiamo dire, da noi effettivamente a volte c'è un affetto spropositato nei confronti dei giocatori. Sì, sì, bellissimo, è una cosa da tutto il mondo ne sta parlando, ed è una cosa straordinaria. Tecnicamente capisco che Sarri l'ha detto in un modo molto elegante, l'ha detto tra le righe, non voleva offendere nessuno, ma quando ha detto ok, questa cosa è molto bella, però talvolta non sappiamo come gestire lo scarico emotivo. Va dato atto che la cosa è bella, ma anche abbracciare un figlio è bellissimo. Bisogna stare attenti se abbracci un figlio piccolo, perché rischi di stritolarlo se la tua forza non la dosi bene, no? E a proposito di Sarri, ci sono state le dichiarazioni a Dimaro dell'allenatore del Napoli che hanno fatto molto discutere in città. Lo sai benissimo, c'è questo entusiasmo crescente, in molti sono assolutamente convinti che il Napoli sia favoritissimo per la vittoria del campionato. Intervista a Sarri, doccia non gelata, ma penso cubetti di ghiaccio che sono entrati nelle magliette e nelle camicie dei napoletani, perché Sarri dice, attenzione, chi lo dice che noi siamo i favoriti per lo scudetto? Noi lo scorso anno siamo arrivati terzi, la squadra è rimasta la stessa, chi ci precedeva, la Juventus, si è rinforzata, chi ci rincorreva, Milan e Inter, si sono rinforzati, quindi noi partiamo dal terzo posto dello scorso anno e lottiamo, ma il Napoli non è il favorito, non può essere il favorito, o no? No, io penso, lui non abbia detto che il Napoli non sia il favorito, ha detto che il Napoli per vincere deve giocare bene e vincere le partite, cioè nel senso che tu non puoi intervistare Federer dopo le semifinali perse da Djokovic e eventualmente Nadal e dire adesso sei tu il favorito, lui ti direbbe no, non sono il favorito perché devo giocare una finale contro gente bravissima e sono uno che nel ranking forse sta un po' meglio, ma devo dimostrare che valgo di più dell'altro avversario, quindi non ho vinto assolutamente nulla. Quello mi è piaciuto, il fatto di dire alla squadra, guardate ragazzi, la teoria ci vede protagonisti, ma poi per farlo bisogna calcolare che ogni 3 punti si fa un passo avanti in classifica. Quello che invece non mi è piaciuto di Sarri, è veramente un record, perché non parlo mai male di Sarri, perché mi trova sempre d'accordo su tutto, è questo discorso legato a preliminare Champions, che un po' mi ha fatto venire un po', come dire, i fantasmi del Benitez di pre-Bilbao, in cui si disse, vabbè, ma poi se perdiamo non è un problema, non ha detto così Sara, ha detto una cosa diversa, ma io lì invece avrei preferito che lui avesse detto, signori, andiamo a fare il preliminare in una guerra totale, con le armi ai denti, dovessimo andare male siamo sicuri che torneremo con il sangue sulla pelle, perché abbiamo, come dire, recuperato tutte le energie e abbiamo lottato fino all'ultima goccia di sangue, però siamo sicuri che andiamo lì e faremo bene. Dire alla squadra, insomma, si può o non si può superare il preliminare, quello sì, mi sa un po' di alibi preconcetto. Ma piuttosto che alla squadra, io credo che Sarri abbia voluto dare un monito alla gente, perché lui ha detto, se si vince non è un trionfo,
perché una partita, se si perde, non deve essere un dramma, perché sappiamo benissimo che se dopo un amichevole col Chievo che pareggi 1-1 c'erano già persone pronte a criticare, a sfasciare tutto, prova ad immaginare quello che potrebbe succedere, tocchiamo ferro, facciamo corna, se il Napoli non dovesse superare il preliminare. Voglio dire, siamo in presenza di una gara importante, Sarri lo ha detto, è importante e vogliamo passare il turno, però non deve essere un trionfo, perché non abbiamo vinto nulla se passiamo il preliminare. Certo. Ma non deve essere nemmeno un dramma se poi non dovessimo superare il preliminare. Perché io ricordo benissimo la conferenza pre-preliminare dello scorso anno di Spalletti, quando il tecnico allora della Roma fece lo spaccone, perché disse: ok, il Porto è una squadra che ha storia, ma noi siamo la Roma e dobbiamo vincere il preliminare. Poi, morale della favola, la Roma viene eliminata. Però stata eliminata dal preliminare di Champions, ciò non vuol dire che devi buttare il campionato. Infatti la Roma ha reagito ed è arrivata seconda. Probabilmente, io voglio mettermi nei panni di Sarri, no, perché io ho giacca e pantalone e lui c'ha sempre, la tuta, ha voluto dire, cioè, stiamo calmi, è una partita importante che però può anche andare male. Lo sport è così. Ovviamente, però ripeto, forse il nervo scoperto della intervista famosa, oramai famigerata oramai, di Benitez nel prepartito di Bilbao e l'affetto verso il Napoli. Noi siamo tifosi del Napoli, oltre che essere quella professionisti del settore, la cosa principale. Non lo nascondiamo, lo diciamo tutti i giorni. Ci fa essere cedevoli emotivamente in questo caso. Io penso, solo dell'idea, poi mi risponderai, che mi interessano poco le parole che vengono dette, mi interessano poi alla fine i fatti. Sì, sono sicuro che in squadra, negli spogliatoi, Sarri avrà un altro tipo di registro linguistico rispetto a questa vicenda e sono sicuro che farà un grande preliminare, perché è nelle corde del Napoli farlo. Se gioca come l'ultima parte di campionato scorso, il Napoli può asfaltare chiunque in quel gruppetto di squadre che rischiamo di incontrare. Io ti faccio una domanda. Non credi che Sarri si sia rivolto così alla stampa perché ogni giorno i suoi ragazzi parlavano di scudetto con i giornali, il presidente parlava di scudetto, i giornali dicevano Napoli favorito per lo scudetto, a un certo punto arriva Sarri e dice: momento gente, piedi per terra, giochiamo partita dopo partita. Sì, perché il campionato è molto lungo, quindi bisogna tenere sempre alta tensione. Il concetto di Sarri è: dimostrate che valete lo scudetto. Esatto, perché poi... Io questo lo comprendo perfettamente e ripeto, avrei fatto la stessa cosa al posto suo, per il campionato. Per il preliminare forse avrei usato dei toni un po' più da come dire, più garibaldini, perché la partita secca la devi vivere un po' in modo anche divertendoti a giocarla, ma un po' guascone devi essere, non come fece Spalletti l'anno scorso, spaccone, ma guascone sì. Quindi meno Spalletti, un po' più di Sarri. Sì, esatto. Sì, no, stiamo parlando di due allenatori toscani, quindi... È una sintesi che ci può stare, sì. E allora, preliminare, ci sono state le partite di andata ieri con l'Ajax che ha fatto 1-1 sul campo del Nizza, quindi l'Ajax ha 60 possibilità su 100, a questo punto lo possiamo dire, di superare il turno, il che vuol dire che il Nizza esce, dovrebbe uscire poi il campo dirà, dalle possibili avversarie del Napoli e non rientra l'Ajax, perché se l'Ajax passa il turno e testa di serie come il Napoli. Un passo importante invece, perdonatemi, lo ha fatto una squadra simpaticissima, il Viktoria Plzeň, sì, che all'epoca di Mazzarri diede un 5-0 tra andata e ritorno a quel Napoli e potrebbe essere una possibile rivincita, magari beccare i cechi nei preliminari. Squadra molto pericolosa invece il CSKA Mosca, che ha vinto 2-0 in trasferta e che quindi ha ipotecato il passaggio del turno, è una squadra che il Napoli potrebbe beccare. Ricordiamo che il CSKA Mosca, tu me lo insegni, ha già due partite di campionato sulle gambe, quindi già una squadra fisicamente che sta meglio. Ecco, quale potrebbe essere la squadra da evitare e quale da prendere? Sembra una domanda stupida, ma poi in realtà... Ma io penso che se tu elimini il CSKA Sofia, io su Viktoria Plzeň onestamente...
presente, sarebbe molto bello incontrarli, perché c'è questo amarcordo, no? C'è questa piccola revenge da fanno le a Plzen, fanno le birre che sono eccezionali, sono ottime. Però io penso l'unica squadra che davvero possa impensierire il Napoli in termini non tanto tecnici ma nervosi, perché il CSK è una squadra comunque che ha una certa storia e ha vinto negli anni 80, insomma, tanto anche in Russia, insomma, una squadra che ha un passato anche glorioso. Secondo me quella è una partita che richiede una maggiore concentrazione, tutte le partite richiedono questa concentrazione, ma il tasso tecnico del CSK Mosca rispetto ad altre squadre è nettamente superiore. Fisico, atletico, certo, sono già avanti di un mese circa rispetto a Napoli. Ma ripeto, questo non è un grosso problema se guardiamo anche i valori in campo. È proprio, sarebbe una bella partita di Champions, non solo un preliminare, se il Napoli incappasse nel CSKA, negli altri è veramente un preliminare. E allora guarda, volevo ritornare sull'amichevole del Napoli del 1 agosto con l'Atletico Madrid, perché l'Atletico Madrid di Simeone è esattamente agli antipodi del calcio di Sarri, sì. E sarà una di quelle situazioni nella quale il Napoli si troverà molto spesso, sì, sì, in questo campionato, perché diciamoci la verità, il Napoli è affrontato da determinate squadre chiuse in difesa, quindi il Napoli ha difficoltà a trovare spazi. Ovviamente stiamo parlando di calcio d'agosto, se consideriamo che il Bayern prende 4 gol dal Milan, sono venuto prima in TV quando l'Inter stava battendo 2-0 il Bayern di Monaco, la Juve batte il Paris Saint-Germain, eccetera, eccetera. Però può essere un test importante per capire come scalfire certi muri eretti da determinate squadre. No, ha detto una cosa sacrosanta, il Napoli deve fare questo tipo di partite blasonate contro uno che, Ciolo Simeone, che non conosce amichevoli. E infatti. Non conosce la parola amichevole. E così la sua squadra, che gioca in modo un calcio combattente, quindi non può snaturarsi per un amichevole, e di fatto giocherà come sa giocare. Ed il Napoli deve allenarsi contro queste squadre, deve addestrarsi più che allenarsi, perché deve imparare come superare quella tre quarti difensiva, in questo caso delle squadre che si chiudono come molte squadre piccole italiane, ma che poi, voglio dire, potrebbe anche succedere in Italia che alcune squadre, vedi l'Atalanta l'anno scorso, che giocano un calcio diverso, a Napoli inaugurano dei meccanismi tattici che sono proprio legati a guanto, come un pulipo, no? Si sposano al gioco di Sarri e lo contrastano meglio, e quindi giocano molto più chiuso, addirittura in alcuni casi con difesa a uomo, che è una cosa straordinaria, che è anacronistica di fatto è successo. Il Carpi ha giocato contro il Napoli a uomo, insomma, no? A Trento, in alcune, cioè, due terzi a difesa giocavano a uomo. Quindi può capitare spesso in Italia che ti trovi squadre che di fatto fanno una zona, ma una zona molto spuria, che invece costringe alcuni uomini della difesa e del centrocampo a marcare, a seguire in tutto il campo o in buona parte del campo i nostri assi del Napoli. E allora, rinnovo di Ghoulam, ritorniamo negli ultimi minuti a parlare del mercato come avevamo promesso prima. Rinnovo di Ghoulam, ormai ci siamo, la firma arriverà probabilmente prima della partenza per la Germania, un rinnovo fino al 2021 con una clausola risolutiva di circa 30-35 milioni di euro. Altro mercato in uscita che fa presagire che forse il Napoli potrebbe fare qualcosa una volta avuta la certezza della Champions League, e quindi di quei famosi 35 milioni che potrebbero entrare nelle casse societarie. Lo Zenit San Pietroburgo di Roberto Mancini segue Ivan Strinic, che ormai è di troppo perché il Napoli su quella corsia ha Ghoulam e Mario Rui. Notizia delle ultime ore, il Benfica è seriamente interessata a Rafael, portiere brasiliano che ormai è fuori dalle gerarchie del Napoli. Il Benfica lo valuta non più di 1,5 milioni di euro, il Napoli ne cede 3. È possibile che magari venendosi incontro le strade 2,5 potrebbe esserci questo è un grande affare per il Benfica, secondo questo me. Questo accordo, tu dici di sì? Sì, perché Rafael a Napoli vive con una spada di Damocle sulla testa, sì, che non lascia tranquillo il calciatore. Ma io ho visto un calciatore a Di Maro, ma in grandissima forma. Io penso che Rafael insieme a Rogga abbiano il fisico più bello dei calciatori del Napoli in termini atletici. Io ho visto un tiratissimo Rafael, molto agguerrito, molto concentrato, che forse a Napoli ha perso le sue chance, ma io sono sicuro e glielo auguro a questo ragazzo. Dovunque andrà,
Io penso che non per Triga ha vinto la Libertadores a 19 anni da titolare nel Santos, ne parlavo col tuo direttore in questi giorni, no? Con Liberato Ferrara, ne parlavamo in questi giorni in un caffè insieme. Onestamente un giocatore che ha vinto una Libertadores col Santos, che è una squadretta non di poco conto del panorama brasiliano, non può diventare brocco in Italia per due errori dopo un infortunio grave avvenuto nel Napoli, secondo me. Poi ricordiamo, chiaro, ancora, sì, che Rafael è un classe 90 o 91, se non sbaglio. 91, è molto, quindi, giovane. È un portiere giovane. Ovviamente il palcoscenico portoghese, Benfica, va in un club importante, certo, non esattamente l'ultima squadra europea, certo, arrivata. Ma riparte da zero, riparte, sì, da zero, senza macchia, io gli consiglio senza paura. E a questo punto ti faccio questa domanda: vendi Rafael per 2 milioni, va, e prendi Rulli per 20 milioni, facciamo questo parallelo, meglio Rafael o Rulli? No, io ripeto, te lo confermo, Rafael purtroppo a Napoli si è giocato le sue carte e io penso che anche emotivamente non sia più questa la sua sede ideale per esprimere il suo talento, ma credo in questo giocatore. Questo è un giocatore talentuoso, reattivo come ho visto pochi in quel ruolo. Ovviamente quando hai un'eredità, no, di te stesso, dal tuo passato, di errori come quelli fatti col Palermo, insomma, secondo me è giusto cambiare aria, ma sono convinto, e glielo auguro, ripeto, che Rafael in altre squadre lontane dall'Italia possa fare bene e io sono il primo a applaudirlo, anzi faccio il tifo per Rafael. Allora, altri giocatori con la valigia. Poi, scusami, su Gulam volevo dire una cosa. Sì, su Gulam, prego, prego. Perché un altro acquisto del Napoli, un acquisto silenzioso, no? I rinnovi li chiamo acquisti silenziosi perché di fatto sono non perdere calciatori importanti nel progetto. Gulam è l'unico calciatore che ho visto da preparatore atletico fare la Coppa d'Africa e tornare più in forma di come l'ha lasciata. In altri casi, tu sai, non è stato così. È un calciatore che ha un coefficiente polmonare di mezzo litro superiore alla media dei calciatori italiani, con 5,2 litri, adesso 5,3 litri, se non ricordo bene. E adesso bene, ci dirai anche il WOMAX max di no, Gulam. Beh no, però sicura. Vogliamo spiegare a chi si guarda che cos'è il WO2 max? Vabbè, insomma, la capacità di portare ossigeno con gruppi M nel corpo dei globuli rossi è una capacità molto spesso dovuta a caratteristiche genetiche, non da allenamento. La mioglobina nel sangue, ahimè, è una dotazione genetica, si allena questa cosa concentrando il sangue e quindi aumentando l'ematocrito, ma di fatto è un dato un po' genetico. Si allena oppure si migliora? Vabbè, questo con altre... l'epo non lo consideriamo, l'eritropoietina non la consideriamo, anche se nel calcio, ahimè, c'è qualche dottore che ne può parlare tanto, è molto meglio di noi, al nord Italia. Però Gulam è uno veramente forte, uno c'ha un fisico, vi assicuro, al di sopra della media di un calciatore normale. E allora, sul fisico di Gulam dobbiamo purtroppo mettere fine a questo piacevolissimo incontro, questa ora è volata, abbiamo toccato più argomenti. Ovviamente io saluto il professor Gianni Borrelli. Buonasera a tutti. Ciao, ti ringrazio, Marco, ovviamente, per aver accettato l'invito e per essere venuto. Io vi do appuntamento a lunedì prossimo alle ore 19, come il classico appuntamento del lunedì. Buonasera e forza Napoli.